Siamo nell'area adiacente alla Pieve di San Crescentino, nella zona di Cantiano. Dopo 15 giorni di lavori e 130 viaggi dei camion, sono stati accatastati, come potete vedere alle mie spalle, 1200 metri cubi di materiale. Materiale che è stato depositato dall'alluvione dello scorso 15 settembre 2022 sulle proprietà pubbliche e privati, materiale proveniente in questo caso e in questa prima fase di pulizia degli alvei dei fiumi e lavori di somma urgenza da una delle frazioni più coinvolte, quella di Pian di Balbano. Tronchi, pietre, rami e altro, ora c'è da risolvere il problema dello smaltimento di tutto questo materiale che è stato raccolto e di quello che verrà raccolto nelle prossime settimane. Il comune di Cantiano chiede alla regione una modifica legislativa per consentire alle ditte cavatrici di effettuare l'intervento diretto in modo da azzerare i costi all'ente pubblico, circa 2.000 euro al giorno per la movimentazione del terreno, ed evitare di dover ricercare sul territorio aree di deposito di cui la zona di Cantiano è oltretutto carente. Insomma, sono trascorsi ormai più di 14 mesi dall'alluvione e la situazione è tutt'altro che risolta. Più o meno sempre uguale, sempre uguale. Voi non siete più isolatissimi? No, no, no. Fatto poco, però ancora sempre uguale. Cosa c'è da risolvere principalmente? Strade, frane, da pulire i fiumi, tutte queste cose così. Si spera che ci sia un'accelerazione anche da questo punto di vista. Anche. Più che altro perché arriva l'inverno, la neve, le piogge, di nuovo. Ho iniziato i lavori e adesso speriamo che tirino avanti a finire via. C'è ancora però parecchio da fare, ho visto diverse situazioni ancora da sistemare. Ancora c'è parecchio da fare, c'è parecchio lavoro perché aveva fatto tanto danno. Com'è la situazione qua dopo 14 mesi dell'alluvione? Brutta, perché i fiumi ancora sono pieni e poi qui ci sono stati, ma tutti i campi rovinati, sciupati, ogni cosa. Ecco, noi lì abbiamo il campo per mandare i cavalli, ancora non hanno finito da pulire. Ho visto che poco più avanti hanno raccolto un sacco di materiale, molto che veniva da Ma sta qui ne zona. hanno portati via tanto, 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 tanto. Ma però ce n'era troppo. Siamo in mezzo a una strada, ecco.